Ciao, sono Andrea Petrotti e ti do il benvenuto nel mio tutorial di Body Percussion. Tumba, canleda, chikiragarumba, canleda, chiki. Oggi desidero parlarvi dei tempi composti. I tempi composti sono dei tempi binari o ternari dove la suddivisione di ogni pulsazione, anziché essere rappresentata da battere e levare, è rappresentata da tre suddivisioni. Quindi, se in un tempo semplice binario solfeggiamo, prendendo l'esempio di un 4 quarti, in questa maniera 1, 2, 3 e 4, in un tempo composto, questo 4 quarti diventerà un 12 ottavi ed infatti ogni quarto, anziché essere rappresentato da due suddivisioni che noi adesso abbiamo appunto solfeggiato come battere e levare, sarà rappresentato da tre suddivisioni e quindi lo solfeggeremo così. U, 1, 2, 3 e 4. I tempi composti sono principalmente il 6 ottavi, 9 ottavi e 12 ottavi. Il 6 ottavi deriva dal 2 quarti, quindi da 1, 2, 1, 2, u, u, no, du, u, e, u, no, du, u, e. Il 9 ottavi deriva dal 3 quarti e il 12 ottavi dal 4 quarti. Per riuscire ad avere l'indicazione di tempo accanto alla chiave di violino sullo spartito, per capire quale tempo composto deriva da quel tempo semplice, è sufficiente moltiplicare per 2 il denominatore e per 3 il numeratore della frazione. Quindi appunto abbiamo visto nell'esempio del 4 quarti, abbiamo detto che da 4 quarti siamo passati a 12 ottavi ed infatti il denominatore è moltiplicato per 2 e diventano ottavi. Il numeratore è stato moltiplicato per 3 e quindi da 4 sono diventati 12, da 4 quarti a 12 ottavi. Ci tengo a presentarvi i tempi composti in questo video successivo a quello della settimana scorsa in cui vi ho presentato la sequenza di Keith Terry, sequenza la cui naturalezza e immediatezza di realizzazione mi ha portato a definire sequenza anatomica, e quel video lo trovate linkato qui in alto alla mia sinistra. Questo collegamento di due video lo trovo molto importante perché appunto la sequenza anatomica della body percussion che ora vi presento per intero è composta da 9 suoni, quindi diventa comoda per accentuare i tempi composti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sia per il 6 ottavi, che per il 9 ottavi, che per il 12 ottavi. Vediamo ora come poter giocare, esercitarci con un ritmo in 6 ottavi, utilizzando questa sequenza anatomica della body percussion. Ad esempio potremmo fare così: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La sequenza dei gesti, dei suoni è molto semplice: petto, petto, gamba, gamba, piede, piede. Petto, petto, gamba, gamba, piede, piede. Possiamo anche decidere di girare gli accenti. Cosa vuol dire? In questo caso il suono un po' più forte verrebbe sui piedi, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Possiamo decidere di partire con il piede. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oppure possiamo anche decidere di partire sulle gambe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sta a voi decidere secondo il vostro gusto come partire con questa sequenza. Adesso proviamo partendo con il piede, e cioè ve la ripeto: piede destro, petto, petto, gamba, gamba, piede sinistro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ci eserciteremo con un po' di musica. Pronti? Via! Tumpa, canleda, chiqui.
Per esercitarci su una sequenza di 9 ottavi, possiamo andare ad attingere ai Rhythm Blocks di Keith Terry, che vi ho consigliato di vedere ancora nel video precedente, e che appunto è un blocco ritmico di 9 suoni consecutivi. Quindi andare dal battito delle mani fino al battito dei piedi, in questa maniera: mano, petto, petto, gamba, gamba, gluteo, gluteo, piede, piede. Così lo facciamo un po' di volte assieme, pronti? Pronti con i 9 ottavi? Via! Vediamo ora come divertirci esercitandoci con una sequenza di 12 ottavi. Lo faremo tornando alla sequenza di Keith Terry, al suo Rhythm Blocks da 9 suoni, e ne aggiungeremo un altro da 3. La sequenza quindi raggiungerà la quantità di 12 suoni. In questo caso la farò ripetendo i primi 3 suoni, quindi tutta la sequenza completa. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Vedete che dopo il doppio suono con il piede vado a ripetere mano, petto, petto. 1 2 3 1 2 3 1 2 3, e ripeto e riparto. 1 2 3 1 2 3, ripeto, riparto. 1 2 3 1 2 3, ripeto, riparto. 1 2 3 1 2 3. Lo proviamo con un po' di musica? Via! Vi ricordo che per sviluppare bene più indipendenza, più naturalezza, più disinvoltura con questa sequenza ritmica, vi consiglio di andare a vedere il canale di Keith Terry, che è il maestro dei maestri di body percussion. Lui, come vi accennavo anche nel video precedente, ha sviluppato in maniera molto approfondita e molto creativa l'utilizzo di questa sequenza molto naturale. Andate a vedere i suoi video e poi vedrete che diventerete dei campioni. Se invece avete desiderio di provare a tenere queste ritmiche in tempi composti su brani musicali editi e famosi, vi consiglio di andare a vedere questi video che vi linko qui in alto alla mia sinistra, perché sono brani composti appunto con tempi composti e quindi ci tornano utili per un allenamento divertente e coinvolgente. Anche per oggi abbiamo finito. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate un bel like sul video, condividetelo e noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti!